E io, bella a tutti ragazzi, oggi sono qui con un tutorial su come fare in un chaku su Black Ops 3 Zombie Revelation. Beh, semplicemente Abbiamo dovremo. messo le nostre vite. No. Chiudi quella bocca e non riaprirla più. Potrete rifuggire l'oscurità per sempre. L'insetto è finito schiacciato. Forse i miei parassiti vi rinfrescheranno la memoria. Morite porci! Morite porci! Morite porci! No! Sperare non serve a niente! Mi servono munizioni! Bene, ragazzi! Se siete stati attenti, ma anche se non lo siete stati, vi sarete ormai accorti che le cose stanno andando rapidamente a puttane. Come al solito. Comunque, sto avendo una animata discussione con il caro uomo Ombra e i suoi amici Apoticon e trovo difficile mantenere stabile questa realtà. Davvero? Guardate che roba! Sembra tenuta insieme con il nastro adesivo. Ruberà uno slot delle persone. Bravo, figliuolo! È un po' brutto. Io qui ci sono già stato. Forse la prima volta che mi hanno impalato. Ucciderà prima colpo fino al livello 10. Fino al livello 10 più o meno ucciderà tutte le due colpe. Dopodiché comincerà due shot, tre shot. Quindi farà più la pena. Stavo già per morire, non far leva sulla mia abilità, dottor Monti. Ebbene sì ragazzi, semplicemente, sì, molto semplice, questa è una cosa molto semplice, basterà appunto fare queste uccisioni, questi 5 round entro 5 minuti di tempo, il tempo lo trovate sempre cliccando il tasto touchpad del joystick e vedrete sopra il tempo. In 5 minuti, anche se siete in 4, vedrete molto facile fare 5 round, i primi 5 round sono i più veloci di tutti. Bene, niente. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like e iscrivetevi al mio canale Factor Mod, con tantissimi aggiornamenti in arrivo.